pronti? Sono proprio 22 anni che gira, cavalcate a tutto spiano, mai un problema. Usate DOT 4. Questa mattina la frizione rispondeva poco. Usate il DOT 4 e sarete bah. Protagonisti. Cioè posso infilargli là dentro. 22 anni di assenza d'olio. Cioè della serie proprio... Oh. L'olio non serve. Oh. È come quello del mio Montesa di San Fao, che era più l'olio. Ma proprio niente. Butta, spurga. No, ma non c'era l'olio neanche fino a giù sotto nel tubo. I fanti non sono mezzi. Altre che sono mele. Mezzi di un'altra moto. Ma adesso quando chiudi lo ruzza giù da solo e torna indietro poi. Torna indietro. Perché non riconosce più neanche che è olio quel coso lì, non sa neanche più che cazzo c'era dentro. Chiudi che dopo lo spurga. No, chiudi. Quando va in pressione che chiudi il tappo ti va. Ma il tuo buchino fatto sull'ossido, il bambò, no? Anche se il gas è 70 anni. Calza arancia, va giù sul disco. Va giù sul disco adesso. Chiudi. Bruc. Aspetta che esce dal buco. Sta uscendo dal buco delle viti. No, ma andava bene. Però andava bene. Altri 22 anni adesso. A minimo, perché non ci si apre la guarnizione, quindi altri due. Guarda, se sei mica la moto chi ti mettono di pelare, ma sali fino a vita. Poi mi dite del mio scorpa. Almeno lui è là a riposo in concessionario bello beato. Senza no, ma la frizione la slitta un po' per la slitta mica. La slittava mica. La staccava no. Andava pochino. Molto poco. Però dopo te la tornare a regolare. Certo, adesso ti direi di regolarla. Adesso fai un pezzo di strada con tutta la frizione tirata, vedi che va come un missile. Se tra un po' vedi che non frena più davanti, è l'olio che ti va giù sul disco. Esatto, chiaramente. Ma quella dipende dall'olio. Dall'olio che non c'era dipende. Perché la resta la sa ferma lì. Imbattuta un pistoncino. Adesso che va dentro un po' si spurga, dopo vedi che va. Sì, se perde la si spurga. Si spurga da sola questa. No, lo fa davvero. Torna indietro dopo.